Alex Migliorini si sfoga, Alessandro D'Amico soffre perché. Alessandro D'Amico e Alex Migliorini, la verità sulla loro crisi. Alex Migliorini ha rilasciato un'intervista nel nuovo magazine di Uomini e Donne, in cui ha parlato del suo rapporto con Alessandro D'Amico soprattutto dopo la notizia su una loro presunta crisi. Inizialmente il Topino ha rivelato come è nato il sentimento, che l'ha legato al bel corteggiatore, nella sua vita ha sempre preferito scegliere la strada più comoda, però Alessandro gli aveva promesso una vita spettacolare, e che l'avrebbe avuta soltanto se lui si fosse fidato. In quel momento ha capito che avrebbe voluto stargli accanto per sempre. Subito dopo il programma le cose poi sono andate benissimo, si sono trasferiti a Milano in un piccolo appartamento in affitto e la loro convivenza andava avanti tra la palestra e il desiderio di conoscere più cose possibili sempre l'uno accanto all'altro. Tra di loro non c'è mai stato un segreto, solo tante carezze e baci. Ovviamente ci sono stati anche tanti litigi, molte volte causate da cose stupide, anche se c'è una cosa, che non farebbe dormire sonni tranquilli Alex. Dentro di me so per certo, che il mio fidanzato soffre perché sa di non piacere abbastanza ai miei genitori. Pensano che Alessandro mi stia allontanando da loro. Alex Migliorini rivela lo stato d'animo di Alessandro D'Amico. Alex Migliorini ha spiegato che ciò è avvenuto perché ha sempre abitato con la famiglia mentre ora, che è fidanzato con Alessandro D'Amico starebbe anche valutando un nuovo percorso di vita insieme al suo ragazzo a Ibiza, dove Alessandro gestisce un ristorante. La tensione tra la famiglia di Migliorini e D'Amico avrebbe messo un po' in crisi il loro rapporto, tanto che Alex ha spiegato che ora lui è a casa ad aspettare lui e quel sentimento, che li aveva resi tanto felici il giorno in cui l'aveva scelto. In quanto lui è profondamente innamorato. Prima di terminare l'intervista, Migliorini ha però precisato che le cose si comunque sistemate, avevano avuto soltanto il bisogno di stare un po' separati.